ultimi 79 secondi di partita. Bartley supera la metà campo conservando qualche secondo, aspettando a raccogliere il pallone. Scambio con Davis, blocco di Spencer, si va da Terry nell'angolo De Angeli, close out aggressivo di Luau Cabarrò che finisce addosso al capitano della pallacanestro Trieste. I due giocatori di Milano che hanno raggiunto quota 4 falli, due liberi per Lodovico De Angeli, primo lo manda a bersaglio, 100 l'anno scorso, 54 nella sua prima stagione nella massima serie con Trieste, sbaglia il secondo, toccano i giocatori di Milano, ma Spencer tuffando si conserva il possesso, Bartley sbaglia la tripla però e poi si dispera rendendosi conto che poteva essere questa sì un'altra occasione di riaccendere la fiammella di speranza, e invece Trieste spreca nel finale qualche opportunità per ridare vita alla partita, mentre qui c'è la violazione di passi di Luau Cabarrò, partenza in palleggio giudicata irregolare, un po' di polemiche arbitrali e parecchi fischi che non sono andati nella direzione che avrebbe voluto il francese. Davis scambia con Bartley, Hall rimane con lui, Davis attacca l'area pitturata, fischio arbitrale, trattenuta di Hall ai danni di Corey Davis, due liberi per Trieste per mandare a schiacciare Skyler Spencer, due liberi per Corey Davis, il primo lo sbaglia, Trieste continua a lasciare sul tavolo punti importanti aperti come quello di Bartley di prima. Secondo libero di Davis, questo lo mette meno 6, due possenza di Devon Hall, Napier si libera, Davis gli si avvicina, Napier deve aprire il palleggio, accelerare per superare in tempo là a metà campo, lo fa Shabazz Napier che adesso farà passare chiaramente qualche secondo prima di entrare nell'azione offensiva, Melli si allontana, Napier palleggia contro Davis, adesso Melli blocca, Spencer rimane sul cambio difensivo con Napier, 4 secondi, Hall tira per chiudere la partita, sbaglia, rimbalzo preso da Spencer, rimangono solo 12 secondi, Bartley deve segnare in fretta, Terry blocca, Ricci raddoppia su Bartley, si allunga troppo il possesso palla di Trieste, rimangono solo 3 secondi alla fine del match, Davis alla fine tira, allo scadere sbaglia, finisce così, Milano batte Trieste 65-59, ma esce a testa altissima la squadra di Coach Legovic.